nascondo che questo sia il tassello di una vera e propria deriva liberticida che questo governo ha messo in campo con la scusa del coronavirus. Lo scorso agosto, quando il Parlamento era chiuso, avete convocato i senatori in 24 ore perché bisognava passare dal Conte 1 al Conte 2, dal Conte 1 al Conte 2, 24 ore. E le garantisco che se il Parlamento può essere convocato in 24 ore per i vostri giochi di palazzo, può essere convocato in 24 ore anche per lo stato d'emergenza se avete un problema. O no? O mi sbaglio? O no? Mi sbaglio? In pratica noi dovremmo prorogare lo stato d'emergenza per consentire al ministro Azzolina di buttare qualche centinaio di milioni di euro per comprare degli inutili studenti a rotelle con i quali i banchi potranno giocare all'autoscontro in classe. Questo è in pratica il concetto. Ok? Noi questo non lo possiamo consentire. Non lo possiamo consentire. E non consentiremo che continuiate a usare poteri speciali per non dare poteri speciali agli italiani quando aiutate solo gli studenti, i commercianti clandestini, anche in rapporto a quello che accade in questi giorni. Con quale faccia avete multato gli immigrati clandestini, ok? Che scendevano in piazza chiedendo aiuto in modo composto? Con quale faccia chiudete le attività di chi non mantiene il distanziamento? Con quale faccia rincorrevate i droni con agenti sulle spiagge e oggi consentite a migliaia di droni di clandestini di entrare sul territorio italiano violando i nostri confini e poi violare la quarantena andandosene a zonzo anche quando sono contagiati? Con quale faccia? Ci dite che diavolo state facendo? È da pazzi irresponsabili, Presidente. Ok. Perché noi abbiamo fatto sacrifici enormi per limitare il contagio. Abbiamo condannato a morte decine di migliaia di studenti. Rischiamo milioni di disoccupati. E non lo faremo e non renderemo tutto vano per la vostra furia immigrazionista. E non rida, perché ridere? La nostra responsabilità ci impedisce di essere conniventi. Noi non saremo conniventi con questa roba qui. Noi voteremo contro. Ok. Ancora una volta. Ciao ragazzi. E non vi daremo tregua fin quando non vi daremo tregua. Restituirete agli italiani la loro libertà.